Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Crizia, oggi sono un po' in versione Neko perché c'ho il collarino col campanellino. E in questo video voglio mostrarvi un pacchettino che mi è arrivato dal sito Nicioli. Questo sarà un video in collaborazione col sito Nicioli e qui giù nell'info box trovate il link per vedere il loro sito, per spulciare quello che hanno. E praticamente ho scoperto che la Born British Store ha a quanto pare diverse versioni in base a diversi paesi. Questo Nicioli è la versione francese della Born British Store, infatti il sito principalmente lo troverete in francese e in inglese. Per quanto riguarda le spedizioni, ho notato che sono molto più veloci della Born British Store, infatti, se non sbaglio, sì, c'è scritto, loro spediscono dalla Malesia. E quindi arrivano prima di un mese le cose prese da loro e i prezzi devo dire che mi sembrano più convenienti. Loro mi hanno dato un budget di 8 dollari e io ho preso 4 cosine che adesso vi andrò a mostrare. Ho aperto la busta ma non ho guardato il contenuto, quindi lo farò insieme a voi. Lo tiro fuori, ok, ci sono delle cose impacchettate così. Loro mi hanno dato anche un codice sconto che voi potete utilizzare sul loro sito per comprare quello che volete. Il codice è del 10% e lo trovate sempre qui giù nell'info box. Quindi, se c'è qualcosa dal loro sito che vi piace, lo mettete nel carrello, poi aggiungete il codice e avrete lo sconto. Adesso passo immediatamente a mostrarvi quello che ho preso. Cosa cavolo c'è impacchettato dentro questa carta enorme? Avevo dimenticato di averla presa. Ok, allora ho preso questa bottiglietta che è tanto carina. Ovviamente vi metterò i link delle cose che ho preso, ma come la apro? I colori ovviamente erano random. Loro mi hanno dato questa lilla, ma devo dire che è tanto adorabile. Sopra c'è scritto So Sweet Design by Bobo. Chi è Bobo? Ed è troppo carina. Nel tappo c'è il fiocchettino ed è fatta così a spruzzo. E io l'ho presa perché pensavo di metterla nella borsetta ed inserirci dentro o l'olio per i capelli o magari un'acqua profumata. Visto che ho comprato l'essenza al gelsomino, mi piacerebbe farmi una bella acqua profumata per quest'estate. Quindi non lo so, pensavo di utilizzare questa bottiglietta per qualcosa di utile, insomma, per portarla sempre con me in borsa. Poi andiamo avanti, esco tutto, lo metto qui. Io non mi ricordo più quello che ho preso, ve lo dico. Allora, vero, avevo preso queste. Io credo di essere l'unica qui su YouTube e anche fuori YouTube a non aver ancora provato. Come si chiamano? I Black Kid, la maschera, quella nera per levare i punti neri dal naso. Sì, credo di essere l'unica a non averla ancora provata e quindi l'ho presa da loro. Sono 5 bustine e mi piacerebbe provarla insieme a voi in un video. Fatemi sapere se l'idea vi piace oppure no, visto che sarebbe la prima volta che insomma provo una cosa del genere. Niente, mi piacerebbe testarla proprio in video con voi. Questo materiale proveniente dal Giappone. Qui ci sono tutte le istruzioni, ovviamente in inglese. Ci sono scritti tutti gli ingredienti, quanto deve stare in posa. Oh mio Dio, sono troppo curiosa di provarla. Poi ho preso quest'anello perché io ho la fissazione per gli anelli, mi piacciono tantissimo e quando ho visto questo non potevo non prenderlo perché secondo me è meraviglioso. Io su AliExpress non l'avevo mai trovato un anellino così carino, è costato anche poco. Adesso un attimo, levo un anello e vi faccio vedere come sta. No, è troppo bello. Sì, per fortuna la misura va bene perché io ho le dita molto sottili, molto magre e quindi di solito ho dei problemi con gli anelli. Guardate quanto è fatto bene, è bello lucido. Io temevo che magari potesse essere opaco, invece no, il materiale è davvero fantastico e brilla tanto.
Cioè, no, è bellissimo. A me tutti questi anelli così particolari, grossi, fuori dal comune, diciamo, mi piacciono parecchio. Non mi piacciono gli anellini discreti. Non so se avete notato. Mi piacciono, insomma, belli, particolari, importanti. E questo, cioè, giuro che secondo me, tra tutte le cose che ho preso, questo è il top. Mamma mia, ok, lo amo, lo amo. Poi vi faccio vedere le ultime due cosine. Infatti, guardate, c'è scritto su Born Pretty. L'altra volta, se voi avete visto l'haul della Born Pretty Store, l'ultimo che ho fatto, ho preso un timbrino per fare i nail stamping, perché a me piacciono tantissimo. E quindi quando ho avuto l'opportunità di collaborare con loro mi sono detto ok, prendiamo due piastrine e adesso vi faccio vedere quanto sono fighe. Questa è la pellicola protettiva. Io vi faccio vedere come vengono. Lo apro con voi. Oppla! Ed ecco qui, guardate quant'è bella. A tutte queste piume e a me ha fatto impazzire quando l'ho vista perché non lo so, mi sembra molto boho style ed è uno stile che io stra-adoro per l'estate e infatti secondo me sulle unghie questa sarà fantastica come nail art e in questo momento sono sicura che la vedrete in sovraimpressione. Insomma, ve la starò sicuramente già mostrando e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. L'altra piastrina invece è fighissima, super fashion, guardate qui, e su questo sito di piastrine bellissime non potete capire quante ne abbiano. Casomai adesso ve ne mostrerò qualcuna, magari qui di lato, vedrò come potrò fare, e vi mostrerò quelle che hanno perché ce ne sono di meravigliose, super kawaii, pucciose, fashion, Corrilakuma, pupazzetti, non potete capire, io le vorrei avere tutte. Guardate quant'è bella questa. Mi è piaciuta, devo dire di più questo perché mi ricorda lo stile Kylie. Quindi mi piacerebbe insomma avere le unghie tutte fatte in questo modo. Poi c'è scritto Keep Calm and Polish On. Gli smaltini, guardate che belli! Quindi io mi divertirò tantissimo quest'estate a decorare le mie unghie con tutte queste piastrine. Bene, abbiamo finito. Queste erano le poche cosine che ho preso da questo sito. Fatemi sapere se queste cosine che ho preso vi sono piaciute e quale vi ha incuriosito di più. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollicino in su. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo in un prossimo video prestissimo. Ciao!